Per quanto riguarda invece il discorso Inter, c'è una trattativa che è praticamente chiusa, definita, che coinvolge anche il destino di un giovane attaccante classe 2000, se non sbaglio, ovvero Felice D'Amico, che lascia l'Inter, va al Chievo. Il Chievo prende Brazao, questo portiere brasiliano, dal Cruzeiro. Alfredo, operazione definita, no? Non c'è molto altro da aggiungere. Sì, Brazao, insomma, è un portiere giovane, bravo, sì, molto promettente. Tra lui e Radu, tecnico, il Dopandanovic? Sì, penso di sì, anche perché noi ieri abbiamo parlato molto bene di Radu e io confermo quello che ho detto di Radu. A me Radu, se migliora quel 20% dell'80% che ha, certo, diventa un grandissimo portiere. Poi sì, ovvio, sì, diventa un grandissimo portiere. No, pensi ai portieri brasiliani, sì, pensi anche a Giulio Cesar, no? Visto il recente passato dell'Inter, quindi chissà, magari Brazao... Sì, ma ha detto anche che Giulio Cesar quando arrivò era, diciamo, la colonna portante del Flamengo, certo, qui parliamo veramente di un ragazzo molto 2000. Giovane, però... Delle volte ci si indovina anche in quel caso, Alisson è la d'accordo, testimonianza più concreta. Assolutamente. La spina, qui arrivo subito ai nostri ospiti, la spina Icardi, secondo te in questo momento può essere pericolosa per l'Inter oppure talmente lungo il contratto che alla fine trovano una soluzione, vanno a mangiare una bella pizza tutti insieme e hanno risolto il problema? No, però la pizza senza Wanda, per favore, grazie. No, assolutamente. Credo che è interesse sia del calciatore che dell'Inter trovare un accordo e alla fine penso che arriverà. Ecco. Scarpini, vi siete calmati nei confronti di Wanda oppure siete ancora un po' arrabbiati? No, io non penso che ci sia mai stato niente di particolare se non tanto clamore mediatico. Ciao. Gonfiato ad arte. Perché fa parlare, perché è normale, perché lei è un personaggio, perché lui è un personaggio, perché noi siamo l'Inter. Tre fattori così eclatanti messi insieme fanno notizia, fanno parlare e quindi ci sta che in un'assenza di voci ufficiali ci si possa muovere con tanto clamore. Tra poco Luca Celli ancora con io delle penso ultime che notizie, si incontreranno, Alfredo e poi Josef Michele, Bala, scusami, io penso che si incontreranno quando gli altri non proveranno a indovinare quando si incontreranno. Scusami per il bisticcio di parole. Perché dice domani, adesso domani, no, domani no, aspetta dopodomani. È una cosa che se per una volta riuscissero a farla lontana dai riflettori, ai riflettori spenti, andando a mangiare una pizza come dici tu, ma magari in un posto un po' blindato, senza fare tweet, guardandosi negli occhi, parlando della clausola da togliere, secondo me, e accontentandolo, a questo punto non andremo a indovinare domani, dopodomani, domani sera no, aspetto sbagliato, forse dopodomani, sarebbe il caso che lo facessero loro e credo che faranno così. Quando rinnova Skriniar, data secca, vai, che forse secondo me è più importante questo. Io penso che Skriniar e Icardi siano due passaggi obbligati, quindi sono due cose che l'Inter non può permettersi di rinviare e li accontenteranno. Comunque non sarà un problema di cifre. Io penso che la cosa sarebbe diversa se loro, uno dei due, decidesse di andare a prescindere. Non credo che mai con l'Inter possa essere un problema di soddisfazione. È normale che, e concludo, che se Vandanara giustamente sa che Higuain prende 9, 9,5 e sta andando via, l'altro prende 7,5, l'altro prende 8 e porta i numeri, se la facesse affari spenti avrebbe tutte le ragioni di questo mondo, secondo me. Josef Bala, ci sono due rinnovi importanti, quello di Cardi e quello di Skriniar. Da interista, preoccupato per uno dei due oppure faranno entrambi alla fine, secondo lei? Icardi alla fine dovrà rinnovare, ma anche Skriniar. Sì, anch'io sono ottimista, credo che troveranno un accordo. Icardi penso che si meriti gli 8, 9, 10 milioni che chiedono. L'Inter dall'altra parte l'interessa a togliere la clausola per non perderlo in un mercato come quello di oggi per 110 milioni, che effettivamente per un giocatore come Icardi non è una grande cifra, e quindi è giusto dall'altra parte che anche Marotta faccia il suo, cerca, lì mi medesimo un pochino, insomma. Quindi abbassare un po' i costi, il monte stipendi, ma a un certo punto un anche per evitare che l'anno prossimo poi torni la signora Wanda e ne vogliamo altre due. Dai, facciamo questo rinnovo una volta per tutte, arriviamo a 10, che però per 3 anni mettiamo la clausola non ti presentare. E questa cosa vale chiaro. Per Skriniar, insomma, che e poi soprattutto Wanda, decidi se vuoi fare la showgirl, se vuoi fare la procuratrice, se vuoi fare l'opinionista televisivo, perché tutto dalla vita non si può fare. Scappiamo, guardare, però il suo lo fa bene. Adesso hanno messo la regola comunque. E tra poco c'è anche l'albo che ritorna. Sì, sì. Comunque, Wanda fa il suo mestiere e Icardi comunque in questo momento consente. Quindi staremo a vedere come finirà questa partita. Luca Cilli sempre dal soprattutto centro... continua a fare gol. Questo è quello no, che vabbè, poi sì, Icardi non continua a fare gol. Neanche siamo qui a parlarne del contratto di Icardi. Quindi adesso, Scarpini, va bene, devi portare sempre l'acqua al tuo mulino. Però questa era la base elementare. Se Icardi fa 0 gol in 15 presenze, il contratto lo stracciamo. Non è che lo prolunghiamo, ok? E quindi su questo andiamo avanti.